Proteggere l'ambiente è anche un investimento. Oltre a vittime e danni, i disastri naturali hanno un costo enorme per l'economia. Ignazio Ingrao. Sempre più frequenti e sempre più gravi, uragani e siccità, alluvioni e ondate di calore sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Dietro le immagini drammatiche e spettacolari, le distruzioni e le storie, chi ha perso tutto e chi deve ricostruire. L'ONG Christian Aid ha fatto una classifica degli eventi più devastanti del 2021 in termini di perdite economiche. 170 miliardi di dollari, l'equivalente di 150 miliardi di euro di danni, pari al prodotto interno lordo di un paese come il Qatar. Sono i soldi che le compagnie assicuratrici hanno dovuto sborsare per ripagare i danni causati dal riscaldamento globale. In cima alla top 10, l'uragano Ida negli Stati Uniti, 57 miliardi di euro di perdite, 95 morti e 14.000 sfollati. Al secondo posto le alluvioni nel centro Europa, 37 miliardi di euro di danni, 240 morti. Il tempo sta per scadere, ha detto Papa Francesco alla COP26 di Glasgow. Abbiamo bisogno di speranza e coraggio, ma ci sono anche i disastri che non si possono quantificare, come le alluvioni nel Sud Sudan con oltre 850.000 sfollati o la crisi nel lago Chad che coinvolge 5 milioni di persone, dove alla siccità si unisce la violenza di Boko Haram. Un'agenda ineludibile per la COP27 in Egitto nel 2022. Non c'è niente di meglio di uno dei social network.